Don Leo, durante la liturgia del Venerdì Santo, avete recitato la preghiera universale, con una particolarità questa volta. C'era un'aggiunta, un verso del nostro vescovo, ed è una cosa storica. Sì, certamente. E tutti i vescovi hanno giustamente pensato di introdurre un'altra preghiera. Questa preghiera riguarda proprio il momento che stiamo vivendo, perché il Signore ci liberi da questa pandemia e perché conceda la salute a quanti si trovano nella sofferenza. E quindi un sostegno, ecco, per tutti. Don Leo, come diceva lei, è un momento particolare a causa di questa pandemia. E allora Portebello, che è una città in periferia, che sta soffrendo molto e che soffre molto. E allora, partendo da Pasqua, dalla domenica di Pasqua, dalla resurrezione, cosa possiamo dire agli embedoclini? Possiamo dire in Pellegrini che questa sia una Pasqua di rinascita. Questo è molto importante. Io non credo che nulla è a caso. E quindi anche questo momento che stiamo vivendo sarà un tempo importante, se diventa tempo di riflessione e se diventa tempo di silenzio. Non dobbiamo avere paura di occupare noi gli spazi con altro, forse anche qualcosa di religioso. È importante metterci in ascolto e soprattutto fare silenzio dentro di noi, perché abbiamo bisogno di recuperare l'uomo interiore. Abbiamo bisogno di un nuovo stile, di un nuovo stile di vita, di nuovi stili di vita, no? E quindi che mettano al centro l'uomo. E allora dobbiamo parlare da risorti. Siamo già risorti noi cristiani, no? Per virtù di colui che ci ha donato la vita, Cristo Gesù. E allora la Pasqua è un messaggio di speranza. La Pasqua è luce. La Pasqua è pace, quella vera pace che scende dal cielo e che è costata a Gesù la sua vita. È morto per questo ed è risorto per questo. Allora al popolo empedoclino, a questo amato popolo empedoclino, io dico coraggio, coraggio. Quando sarà il momento, riprenderemo di nuovo tutto, ma facciamolo con gioia e con impegno, mettendo al centro l'uomo.